Buongiorno, benvenuti. Oggi siamo qui, una delle quattro giornate di conclusione del corso che avete fatto. Credo, dall'esperienza fatta nelle altre regioni, siamo nel Molise e il Molise è stata una delle regioni, dove avevamo un interesse importante per fare questo corso perché, purtroppo, è una terra dove gli eventi sismici, ahinoi, si sono manifestati anche non molto tempo Io mi presento, sono Antonio Cardillo e lavoro presso il Servizio di Protezione Civile e sono il responsabile del centro funzionale decentrato, quindi mi occupo di previsione e monitoraggio dei rischi, gli otto rischi che diceva prima l'ingegnere. E a fianco a me c'è Adolfo Calagiovanni, che nello specifico è il project manager del progetto Esilisem. Si tratta di un progetto di cooperazione tra l'Italia e la Croazia, quindi sono coinvolti organizzazioni italiane e croate, e per questo tutto il progetto è redatto e scritto in inglese. E vuole mettere in atto misure per la prevenzione e la gestione delle emergenze. Come lo vuole fare? Attraverso la creazione di una piattaforma che non è nient'altro che un portale, un sito web transfrontaliera, quindi capace di agire in Italia e in Croazia simultaneamente, che fornisce un sistema di supporto alle decisioni istantaneo a chi chiaramente deve intervenire in situazioni di emergenza, come appunto Antonio quando si trova a gestire la sala operativa della Protezione Civile qui in Molise, attraverso informazioni fornite direttamente dai cittadini tramite i social media. Quindi il cittadino stesso che in una situazione di emergenza posta qualcosa su un social media, la piattaforma è in grado di catturare questo messaggio. Qual è l'obiettivo generale del progetto? Un ulteriore risultato che stiamo cercando di ottenere è quello di armonizzare le politiche transfrontaliere, cioè italiane e croate, nelle situazioni di emergenza. Come? Cercando di armonizzare quella che è la normativa sulla gestione del rischio, in modo tale da avere una normativa comune che possa essere di supporto in situazioni di emergenza e possano riguardare entrambi i paesi. Cioè, un sistema di supporto alle decisioni nelle situazioni di emergenza che sia innovativo e efficiente. Questa piattaforma che abbiamo creato è in grado di sfruttare diverse fonti di informazioni eterogenee, quindi anche sensori, webcam e fonti di informazioni istituzionali, coniugandole con i social media. Quindi praticamente che succede? La popolazione nella situazione di emergenza, i cittadini diventano sensori attivi dell'emergenza, in quanto pubblicando un post, ad esempio su Facebook o su Twitter o su Instagram, la piattaforma è in grado di catturarne il post e di fornire a chi deve prendere una decisione in situazione di emergenza delle informazioni utili a riuscire ad intervenire in maniera adeguata ed efficace. L'idea è stata presa dal Sendai Framework, non so se l'avete mai sentito, è uno di quei gli incontri che fu fatto nel 2015 a Sendai in Giappone dall'organizzazione UNSDR, che è l'organizzazione dell'ONU per la riduzione dei rischi da disastri. In quell'occasione furono dettate alcune linee guida, tra cui alcune cose da ridurre e alcune cose da incrementare. Proprio in quell'occasione l'UNSDR enfatizzò l'uso dei social media, tant'è vero che nel giro di qualche settimana dopo il Sendai Framework Facebook iniziò a divulgare sulla propria piattaforma il pulsante in caso di disastro in determinate zone geografiche del mondo, sto bene o non sto bene. Quindi, tre rischi, diciamo, di progetto che sono
alluvioni barra idrogeologico, incendi boschivi e terremoti, e poi ce n'è stato aggiunto un quarto con il Covid e quindi anche informazioni legate a terminologie che si utilizzano per la parte sanitaria, quindi rischio sanitario.